Buongiorno miei cari amici stregoni, scusate questa atmosfera un po' dark, ma fuori non c'è il sole ed eppure fanno 40 gradi. Oggi parleremo di Jujutsu Kaisen, come avrete potuto ben capire dalla intro, dal titolo, dalla miniatura, da tutto quanto. Capitoli 187, 188, 189 e 190. Ci sono anche i 191 e 192, ma li faremo in un prossimo video, perché semplicemente ultimamente non ho molto tempo, quindi cerco di agglomerare. E oggi concluderemo quelli che sono stati gli sviluppi della seconda colonia di Tokyo, dove abbiamo visto combattere Akari, Panda, Kashimo e il tizio dei manga francese, di cui non ricordo il nome, scusate. Allora, Akari ha sconfitto il tizio dei manga grazie all'espansione del dominio, Kashimo sconfigge Panda grazie alla sua forza elettrica soverchiante, così Akari e Kashimo stanno iniziando a scontrarsi. Comunque, dato che non sono qui per fare la telecronaca dello scontro tra Akari e Kashimo, andiamo subito al dunque su quello che è stato questo scontro secondo me. Inizio dicendovi che questa è una battaglia perfetta per questo arco narrativo, forse la più bella del gioco di sterminio fino a questo momento. Abbiamo due personaggi fortissimi che si scontrano tra loro, due personaggi relativamente nuovi con abilità ancora pressoché sconosciute, così sconosciute che non vediamo nemmeno il dominio di Kashimo, però vediamo tantissimo quello di Akari, che fa una combo di jackpot incredibile e si rende così immortale per circa un po' più di 4 minuti. Questa è una lotta combattuta fino all'ultimo secondo che lascia lo spettatore con il fiato sospeso ed è finita nello stesso modo che avevo ipotizzato inizialmente, ovvero che non ci sarebbe stato un morto, e meno male aggiungerei. Però la cosa che non mi aspettavo è che in questo caso non c'è stato nemmeno un vincitore, poiché comunque è finita in pareggio, potremmo dire. Dopo l'introduzione di Reggie e dell'idea di creare un gruppo di partecipanti per combattere contro Kenjaku e l'uccisione di Reggie stesso, avevo perso un po' le speranze sulla durata dei nuovi personaggi di questo arco e avevo già gridato all'occasione sprecata. Fortunatamente Akari e Kashimo si picchiano a vicenda molto violentemente, però non si uccidono, anzi sembrano trovare un'intesa. Tra l'altro ho scoperto dal capitolo 187 che Kashimo è un uomo e non una donna. Probabilmente me l'ero perso in tutti quei poligoni che compongono i disegni dei capitoli, però finalmente l'ho capito. Certo che comunque Gege mi ha ingannato già diverse volte, io non so se la terza glielo farò passare, perché la prima volta è stato con Kirara, che credevo fosse una femmina e invece è maschio biologicamente. La seconda volta con Kashimo, se lo fai ancora la terza, io ti maledico. Ti maledico goliardico, perché Jujutsu Kaisen maledizioni, cioè avete capito. Dopo averle prese da Kashimo, Panda si mostra davvero piccino, molto molto carino devo dire, la mascotte della serie senz'altro. Però essendo così piccino credo che non potrà combattere ancora e di conseguenza di questa cosa mi dispiaccio. Pare inoltre che il tizio dei manga sia ancora vivo, quindi vuol dire che Akari ha sfruttato la regola di Yuji in modo sensato. Ah, Akari comunque ha perso il braccio sinistro, però può essere che lo rigeneri con un prossimo jackpot quando utilizza il suo dominio. Comunque sia, ottimo scontro dal punto di vista della scrittura, quello tra Akari e Kashimo, davvero una battaglia che secondo me finisce anche nel modo più bello possibile. Questa pioggia d'acqua sul finale per chiudere la battaglia, wow, cioè uno scenario bello, epico. Prossimamente parleremo di quella che è la colonia di Sakurajima, perché appunto Maki Zenin, ormai ricoperta di cicatrici, ferite, robe sue, e Noritoshi Kamo con un taglio di capelli totalmente nuovo e molto figo, si occuperanno di affrontare altri partecipanti al gioco di sterminio, in questo caso diverse maledizioni. Si preannuncia una parte non troppo entusiasmante, emessa per far fare anche a questi personaggi qualcosa, però staremo a vedere come se la gestirà Gege, perché io comunque non giudico prima, cioè faccio supposizioni ma non giudico. Sono già usciti appunto i capitoli 191 e 192, li tratteremo nel prossimo video insieme magari al 193, 194, non so se usciranno prima che io faccia il video, perché la prossima volta vorrei parlare del film di Jujutsu Kaisen Zero, copyright permettendo, perché già una volta ho provato a caricare il video, ma
insomma, mi è stato buttato giù per copyright, bloccato in tutto il mondo. E quindi niente, noi probabilmente ci ribeccheremo settimana prossima con Jujutsu Kaisen Zero e poi la settimana dopo riprenderò con il manga. Detto questo, voi che cosa ne pensate dei capitoli? Magari ditemelo con un commento, senza magari spoilerarmi quello che succede dopo. E niente, noi ci ribecchiamo alla prossima, scusate per il disagio del non aver portato per un po' Jujutsu Kaisen, ma adesso riprendiamo più forti di prima. E niente, ciao a tutti.